avessero i soldi, soldi, come se avessi avuto soldi. C'è stato il taglio di 345 parlamentari. Fondamentale, secondo voi, lei si sente di aver risparmiato un po'? Ma di aver risparmiato forse sì, ma forse fondamentale no, di aver risparmiato sì. Non ci credo, non mi fido più di questo governo. Non sapevo per niente. Io vorrei tanto risparmiare, ma ci credo ben poco comunque. Chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Mi sento un pochino più ricca ora. Oh, ricchissima. Si tratta di risparmiare 100 milioni all'anno per avere una rappresentanza poi di cosa? E dopo il taglio dei parlamentari, lei fatto benissimo. Si sente un po' più ricco? Personalmente ho i miei, non mi servono quelli degli altri. Credo che la rappresentatività sia importante salvaguardare le dinamiche democratiche che sono previste nella nostra Costituzione, e quindi i parlamentari, anche se costano, è un costo che una comunità deve sopportare e deve poter sopportare, perché è il costo della democrazia. La democrazia costa. Costa, e io sono anche a favore del ritorno finanziamento dei partiti. La voglia di tornare come prima. Dopo questo taglio dei parlamentari, quanto guadagneranno in più gli italiani? Quanto è il risparmio secondo lei? Vero? Risparmio è 60 milioni di euro l'anno, così lo ha quantificato la Ragioneria Generale dello Stato, quindi non qualcosa che incide in maniera significativa sul bilancio dello Stato. Lo Stato ha un bilancio di 830 miliardi di euro, quindi 60 milioni, chiaramente non cambia le cose, però secondo me è un segnale giusto, era giusto darlo perché è quello che i cittadini vogliono. Molto scettica. Eppure Di Maio dice che sono 100 milioni di euro l'anno che si risparmia. Di Maio dice tante cose, ma il senso non lo vediamo. Secondo me in questo momento è solo propaganda. Adesso vedremo, saremo a vedere quello che in realtà i 5 Stelle assieme al PD riusciranno a mettere in campo. Sono contenta che l'hanno fatto, era giusto farlo. Lei si sente ora di risparmiare un po'? No, assolutamente, troppo sarebbero le cose. Non è quello, è già è qualcosa, purtroppo non è quello. Sono, come dire, curioso di capire che cosa succederà, se ci saranno dei vantaggi per i cittadini o no. È una possibilità che dà un segnale a tutte le nostre fatiche, le fatiche di tutti i cittadini. Però insomma, ecco, non credo che vada a incidere in maniera pesante. Quando sono usciti dalla Camera erano tutti tristissimi. Di solito si mettono a esultare quando c'è una cosa così. Invece erano tutti abbastanza grigi e tristi. No, non ho visto. Cappa, secondo lei, da... I pro, e c'erano alcuni contenti, alcuni no. Certo, i partiti, diciamo, sotto banco si sono comportati in maniera un po' diversa da quello che hanno dichiarato fuori. Sai già come va, come va, come...